di tutto do il benvenuto ad Antonella Mauri, responsabile di gestione dati di rischio dell'area CRO, e Tiziana Celotto, Delivery Manager di Torino Orsa Insight. Allora, Antonella, inizierei da te andandoti a chiedere qual è stata l'esigenza e la necessità alla base del progetto che poi avete implementato. A seguito di una serie di principi di riferimento emanati dal Comitato di Basilea e la supervisione bancaria sulla capacità di aggregazione dei dati di rischio e sulla prassi di reportistica interna, la banca ha avviato uno specifico programma al fine di conformarsi quanto prima ai suddetti principi. Tra questi principi va previsto un sistema di validazione interna strutturato che permetta di controllare e validare la capacità proprio di aggregazione dei dati di rischio. Obiettivo principale quindi è quello di creare uno strumento di data validation sui dati e sui parametri utilizzati per determinare gli indicatori di rischio. Le casistiche di partenza sono molto differenti. Si hanno dati provenienti da processi automatici già presenti e strutturati con dei controlli data quality, oppure si hanno dati provenienti da processi automatici, ma bisogna creare ex novo tutti i controlli. Infine, si hanno dei processi completamente manuali, per cui bisogna strutturare e automatizzare completamente il processo e la creazione dei controlli. Da ultimo, i risultati ottenuti dalla data validation devono essere integrati con il preesistente sistema di data quality aziendale. Volevo poi chiederti e approfondire dunque quali sono le soluzioni che avete implementato per rispondere a questa necessità. La soluzione richiesta prevede l'impiego di tecnologie software open source. Per quanto riguarda l'infrastruttura, condivisa ovviamente con le strutture competenti aziendali, è stata realizzata su piattaforma Linux con tecnologia container Docker. Questa soluzione garantisce soprattutto la replicabilità e l'isolamento dei diversi ambienti presenti in azienda, tipicamente lo sviluppo, il collaudo e la produzione. Mentre per la componente di sviluppo si è scelto il software R. Perché? Perché grazie alla flessibilità dello strumento abbiamo potuto realizzare in modo molto semplice la parte relativa alle operazioni di ETL per recuperare le informazioni derivanti da diversi sistemi e tutta la parte relativa alla componente algoritmica di calcolo e di analisi. Le scelte sono state anche dettate dalle competenze già presenti internamente che permettono nel continuo, di mantenere autonomamente la soluzione adottata. Tiziana, con te vorremmo invece capire, il ruolo di Orsa Insight all'interno di questo progetto. Allora, il contributo di Orsa si è concretizzato considerando come obiettivo primario la realizzazione dei progetti in ogni sua fase, ma senza trascurare appunto il ruolo di advisor tecnologico e condividendo con il cliente ogni scelta adottata. Nell'ottica di realizzare una soluzione mantenibile dagli stakeholder di progetto, si è cercato appunto di utilizzare strumenti e competenze che fossero già all'interno delle corde del cliente. Server Linux configurati con supporto a soluzioni basate su container, vale a dire Docker, per quanto riguarda appunto le competenze più tecniche di amministratori di sistema e architetture di rete, l'utilizzo di R come tool di sviluppo e riciclo di codice già preesistente, che consiste nell'implementazione dei controlli di data validation realizzati in passato dagli utenti stessi. In questo caso abbiamo appunto sfruttato le competenze di analisi statistica e di sviluppo già preesistenti nel team appunto del cliente. L'utilizzo di database colonnare come risorsa di input e output ha inoltre appunto facilitato l'integrazione dello strumento con le best practice già in essere presso il cliente. Anche la prima fase di revisione delle regole di validazione ha visto un contributo congiunto. Lo sforzo di tradurre dei controlli implementati fino a quel momento in modo parzialmente manuale in controlli automatizzati ha richiesto appunto competenze specifiche, proprio dei ruoli ricoperti appunto dai committenti dell'attività nella sua complessità.
Su questa base, appunto su queste premesse, Orsa ha introdotto dei meccanismi di semplificazione delle regole di ingaggio di questi controlli, frutto appunto dell'esperienza, della maturità, di disegni anche di architetture, hardware e software molto complesse. Quindi la collaborazione è proseguita anche dopo la messa in produzione del sistema, in un'ottica appunto di miglioramento continuo e di aggiornamento appunto tecnologico della soluzione, al passo con i nuovi sviluppi degli strumenti open source. Il rilascio appunto di un package documentato, versionato, questo ed aperto appunto si orienta proprio a questa direzione. Quindi Orsa non si pone solo come un esecutore, un emerito esecutore, appunto, verso solo le necessità del cliente, ma proprio come un partner, quindi accompagnando comunque il cliente nelle sue scelte. E questa cosa qui appunto ci ha permesso e ci permetterà di continuare questo percorso di innovazione che sarà un percorso congiunto. Antonella, ti chiederei invece quali sono stati i benefici che avete raggiunto grazie a questo progetto. I benefici riguardano senz'altro la riorganizzazione di un lavoro fino a poco tempo fa, condotta per lo più manualmente, quindi costoso proprio in termini di tempo. Il vantaggio riguarda di conseguenza la possibilità di allocare queste risorse umane su diverse attività, non solo sulla data quality. La facilità di integrare nuove regole di validazione del dato in un'architettura facilmente accessibile e con degli standard ben definiti e documentati. La possibilità inoltre di automatizzare attività onerose, quali i login dei processi, la raccolta degli esiti delle operazioni su endpoint accessibili, l'invio di alert tramite mail di recap a tutti quei soggetti interessati per intraprendere eventuali azioni di remediation. E poi l'operare con uno strumento di sviluppo ed analisi sul quale abbiamo maturato diversi anni di esperienza e competenza, cioè tutto l'ecosistema R. E infine, non da ultimo, si sono eliminati i costi relativi alle licenze d'uso. Per concludere, farei una domanda ad entrambe. Quali sono le criticità che avete incontrato in questo progetto e più in generale, quali ostacoli un'azienda potrebbe dover affrontare se volesse intraprendere un percorso simile? Antonella, inizierei da te. Ma in linea di massima non si sono riscontrate delle vere e proprie criticità, in quanto gli obiettivi sono sempre stati chiari e l'approccio metodologico ben definito. È da tenere comunque in forte considerazione l'impegno attivo che c'è stato tra le diverse parti, partecipativo e di condivisione dei vari step progettuali, da un punto di vista funzionale e da un punto di vista tecnologico. In tal senso, l'ostacolo principale potrebbe essere il coinvolgimento passivo progettuale. Grazie. Tiziana, invece tu cosa ci dici? Allora, se proprio appunto anch'io devo trattare, no, una tematica, etichettandola come criticità, possiamo dire che appunto l'assenza di regole standard e condivise dagli operatori ha generato una pluralità di metodologie che, pur costituendo sicuramente una grandissima ricchezza in termini appunto di implementazione, nascondeva una complessità tutta da decifrare. Quindi, infatti, gran parte del tempo di lavoro è stato proprio dedicato alla semplificazione di tutte queste regole di validazione e quindi alla definizione di uno standard in grado proprio di nascondere la naturale complessità di questi processi di elaborazione del dato. Questo standard, appunto, si è tradotto poi nella realizzazione di una console centralizzata, proprio in grado di eseguire e monitorare il processo di validazione, senza necessariamente entrare nel merito dei dettagli comunque tecnici, ma valorizzando appunto un set ristretto di parametri di comportamento. Questo ha permesso di facilitare appunto e semplificare tutto il processo di validazione nella sua complessità. Quindi questo è, diciamo, l'unico punto da evidenziare. Grazie ad entrambe per la collaborazione e per questo punto di approfondimento. Buon pomeriggio. Grazie a te, buon Grazie a te. pomeriggio.